Settembre Braidese si chiude con un weekend diciamo, dedicato a 360 gradi allo sport, tante le iniziative da quelle, dalle premiazioni agli eventi di piazza. Ci troviamo adesso davanti al comune dove viene inaugurata una mostra dedicata ad Alessandro Abbio, campione indiscusso internazionale nel mondo del basket. Siamo con Massimo Borrelli che ci descrive un po' tutte le iniziative del weekend. Sì, sono davvero contento di poter dedicare questo weekend in un settembre importante per la nostra città, dedicarlo interamente allo sport. Abbiamo cominciato ieri sera quando è iniziato il Consiglio Nazionale dei Veterani dello Sport, che ha avuto un momento importante di discussione all'interno della propria associazione qui a Bra, per proseguire questa mattina con l'inaugurazione della palestra di Bandito, quindi una nuova struttura che viene messa a disposizione dello sport cittadino e delle associazioni sportive presenti nella nostra città. Oggi pomeriggio alle 4 abbiamo festeggiato il gemellaggio tra le due sezioni dei veterani dello sport di Udine e di Bra, proseguiremo tra pochi minuti con l'inaugurazione della mostra dedicata a un campione indiscusso del mondo del basket, un Alessandro Abbio che pur essendo nato a Racconigi è stato residente a Bra per molti anni, ha calcato il parquet del nostro palazzetto comunale per molti anni per poi lanciarsi in una carriera straordinaria che l'ha portato a calcare i parquet dei più importanti stadi e palazzetti nazionali e internazionali, fino ad essere una pedina importante e inamovibile per la nazionale italiana negli anni 90, fine 90-2000. Chiuderemo questa sera con una serata dedicata allo sport cittadino, dove festeggeremo tutte le associazioni sportive che hanno conseguito risultati importanti nella stagione 2012-2013 e chiuderemo con la consegna della cittadinanza onoraria ad Alessandro Abbio, che torna nella città dove è vissuto per molti anni. Quindi siamo davvero molto contenti di questo momento, un momento importante per il mondo sportivo braidese che, sia pur in un momento di difficoltà, di crisi generale, le associazioni sportive continuano a permettere a molti giovani e anche a meno giovani di poter far sport nella nostra città. Quello che noi dobbiamo fare è continuare a sostenerli attraverso, in maniera diretta, attraverso contributi, ma soprattutto in maniera indiretta, continuando a dare la possibilità di calcare le palestre, i palazzetti e di mantenere appunto questi palazzetti al meglio per potergli permettere di fare attività sportiva nei prossimi anni. Beh, è una serata di grandi ricordi questa, no? Immagino che le emozioni e i sentimenti vengano fuori quando una città dedica un grande campione come Alessandro Abbio, la cittadinanza onoraria è una mostra appunto dedicata. Riccardo Bigone è il fondatore dell'ABET Team 71. Del Basket Team 71, ABET Bra, sono e mi vanto molto e ogni giorno che passa ho più emozione, ma anche qualche rimpianto, perché ero giovane ed è stata una cosa bellissima, ho visto anche piccoli o grandissimi risultati come oggi. Cioè, ma il mio orgoglio è questo, al di là di Abbio che è la ciliegina sulla torta, però la torta c'è stata ed è quello che mi ha soddisfatto e divertito e fatto passare gli ultimi 35-40 anni molto bene. C'è gente che va a sciare la domenica, io mi dedicavo a questo e anche tutte le sere al palazzetto. Poi la soddisfazione di vedere Alessandro Abbio premiato, campione, uno dei più grandi campioni italiani di ogni sport. Pensate che Alessandro Abbio ha un palmarès di vittorie che è secondo in Italia solo a Dino Meneghin, che è un totem, un mito, un personaggio incredibile. Subito dopo, come vittorie ottenute, scudetti, coppa nazionale, medaglie, eccetera, Alessandro Abbio, che è nato a Racconigi ma è vissuto sempre a Bra e nasce cestisticamente a Bra. E mi vergogno quasi a dirlo, ma il primo allenatore per un'ora sono stato io. Quindi. Giampaolo Bertone, presidente nazionale veterani dello sport, è qui a rappresentare che lo sport fa parte, diciamo, della vita dell'uomo, diciamo, anche con l'età, tra virgolette, avanzata. Noi del veterani dello sport dovremmo pensare prima di tutto a insegnare ai giovani, tant'è vero il nostro stemma è un braccio di un anziano che trasmette la fiaccola al ragazzo. Devo dire però che lo sport oggi è diventato forse più utile all'anziano, al vecchio,
Perché vedete, io ho 76 anni compiuti, sono quasi 77, continuo a giocare a tennis, continuo tutte le mattine a fare, io sono di Lucca, a piedi un bel giro di mura, sono 4 km e 2, e non ho ancora avuto il piacere di conoscere il medico. Significa che evidentemente fare sport significa che è il più bel farmaco per poter continuare a vivere come, non dico come un giovane, ma quasi come un giovane. Alessandro Abbio ritorna a Bra e la città gli dona la cittadinanza onoraria e gli dedica una piccola mostra con tutta quella che è stata un po' la tua grande carriera nella pallacanestro. Cosa si prova in questi momenti che ovviamente non sono quelli della vittoria, una vittoria importante, ma forse dal punto di vista personale sono diversi? No, è anche una maniera per ricordare, sono abbastanza emozionato, è una cosa particolare perché torno a Bra dopo 25 anni che mancavo, sono partito all'età di 17, adesso ne ho 43 quasi, quindi è una cosa particolare, mi fa piacere avere la possibilità di portare anche materiale che ha raccolto mio padre, ho raccolto io in questo periodo, che magari era anche magari in garage, in cantina che faceva la muffa alla polvere, e c'è la possibilità di esporlo, mi è stata data la possibilità di esporlo al comune di Bra e ovviamente anche la cittadinanza onoraria, è una cosa molto, molto particolare che mi ripaga anche un po' di quello che ho fatto durante la mia carriera, che è durata, sono stati 20 anni di professionismo, è stata molto lunga, e insomma anche in maniera per dare la possibilità di vedere l'Alessandro o i miei compagni quando eravamo veramente piccoli, la crescita e vedere magari cose che non, gente che non vedevi da tanto tempo, vederla in fotografia oppure incontrarla adesso di nuovo girando in bracket, ti ricordi di me quando facevamo gli allenamenti di pallacanestro, quando giocavamo a calcio, quando ci vedevamo magari solo così ai parchi, e sono cose particolari. Bra è cambiata molto, ma insomma adesso cercherò di riprendere il filo che si è interrotto un po' di tempo fa, non completamente perché appunto la mia famiglia, mio babbo è ancora qui e poi tantissimi amici, però insomma sono contento e onorato di questa possibilità che mi viene data.